raccontarvi le emozioni del bel calcio, almeno così speriamo. Ciao a tutti! È tutto pronto per la sfida che vede di fronte Genoa e Milan. Ecco le scelte dell'allenatore del Genoa. 3-5-2 è il modulo di partenza per questo match. Modulo in grado di garantire un'adeguata copertura in difesa, il giusto sostegno alle punte, a seconda della fase di gioco ovviamente. Ecco l'11 titolare del Milan. Hanno optato per il 4-3-3 classico con due attaccanti rapidi e una punta centrale di peso. Modulo che dovrebbe esaltare la velocità degli esterni. Prevedo duelli infuocati sulle fasce. Il Milan, squadra che vuole ripetere la bella prestazione dell'ultimo match, quello vinto in casa contro il Napoli. Vittoria chiama vittoria, si dice. E infatti prevedo un altro successo per loro, dopo quello per 2-0 nel turno precedente. La squadra ospite può contare su una difesa praticamente imbattibile, la meno superata, la meno battuta del campionato. Poter contare su una difesa che prende pochi gol è un vantaggio enorme e permette spesso di portare a casa un risultato positivo anche quando gli attaccanti non sono in giornata. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Calcio d'angolo per il Milan. Palla verso il centro dell'area. Ottimo intervento, senza fronzoli. Occhio alla botta, palla ancora in gioco, pericolo. Palla che è uscita, si ripartirà con la rimessa laterale per il Milan nella tre quarti avversaria. Lasciano stabilmente il pallino del gioco agli avversari. Prova! Bravissimo il portiere sul tiro dell'attaccante. Palla in out, ci sarà la rimessa laterale per i rossoneri. Cerca il traversone. Portiere senza problemi che sventa la minaccia. Si ripartirà con un fallo laterale. Jemerson. Romero. Saponara. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Nkunku. Cercano di aprire la difesa avversaria. Ci sarà rimessa laterale per il Milan da buona posizione. Nkunku. Paredes. Occhio al tiro. 1-0 dunque, raccolgono i frutti di un'ottima prestazione fin qui. Stavano facendo un po' quello che volevano, troppo passivo l'atteggiamento della squadra avversaria. Vantaggio direi più che meritato. Il portiere non poteva nulla, palla in buca d'angolo. Frutto di un tiro molto angolato e preciso. Si è presentata l'occasione e non ha sbagliato. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Riprende il gioco, partita che vede il Milan avanti. Saponara. Turic. Occhio, cerca l'area di rigore. Ecco il tiro. Palla deviata dal difensore che si infila alle spalle del portiere. Gli autogol si sa fanno parte del calcio, non credo che il difensore potesse farci molto in questa occasione. Direi di no, Pier, forse voleva solo respingere la conclusione, ma la palla gli è schizzata sul corpo prima di terminare in rete. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Susso. Gran tiro,
ha sfiorato un gran gol qui, pallone che non è passato troppo distante dalla traversa. Conclusione a cui è mancato solo un pizzico di fortuna per insaccarsi, sarebbe stato un gol da favola. Paredes. Chilwell. Occhio alle sovrapposizioni. Paredes. Bel pallone e c'è la conclusione. Conclusione che è uscita davvero di poco. Doveva fare meglio da lì. La palla non ha girato come si aspettava. Saponara. Occhio al cross. Traversone che viene intercettato. Paredes. Chilwell. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. L'allenatore che decide di arretrare il baricentro della squadra, vuole far uscire gli avversari e sfruttare eventuali spazi per le ripartenze. Fanno girare molto bene il pallone, ottimo il possesso. Saponara. Turic. Chilwell. Il quarto uomo segnala 2 minuti di recupero. Arretra per ricevere palla. Puntuale qui il difensore nel recupero. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Paredes. Posizione buona per il cross. Cercano spazi. L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi dopo il primo tempo. Milan che dà il via alla seconda frazione. Prova la botta, murato dall'intervento del difensore. Nessun problema con l'uscita del portiere. Suso. Turic. Nkunku. Un altro ottimo tocco. Chilwell. Sarà fallo laterale. Turic. Romero. Pallone recuperato dal Milan. Si ripartirà con un fallo laterale. L'allenatore sta per mandare in campo forze fresche. Può metterla in mezzo. Pericolo, ecco il tiro. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio, si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Prova dalla distanza. Conclusione potente e basta. Mira sballata e pallone che si è perso sul fondo. A sua parziale giustificazione va detto che era molto distante dalla porta. Non ci ha fatto comunque un figurone, ecco. Occhio al suo movimento. Saponara. Recupera palla intercettando bene il pallone. Tocco impreciso, pallone recuperato. Arbitro che ferma il gioco.
Nkunku. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Palla in out, ci sarà la rimessa laterale per i rossoneri. Si preparano al cambio. La spinta rossonera lungo la fascia. Saponara. C'è stata la deviazione, l'arbitro assegna la touche, la rimessa con le mani. Romero. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto come sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Buon possesso palla, caccia di spazio. E c'è il tiro. C'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Pallone recuperato senza problemi qui. Siamo ancora fermi sull'1-1, manca poco da giocare. Può essere un risultato positivo in vista del prossimo impegno? Il Genoa dovrà giocare contro la Juventus. Penso che possano ritenersi soddisfatti di questo. Prova, grande parata. Arrivano anche da dietro i giocatori del Milan per sfruttare questo calcio d'angolo. Sostituzione in vista. Si accentra, prova dalla distanza. Difesa sotto pressione, ci sarà nuovamente calcio d'angolo. Tocca per il compagno. Taglia in mezzo al campo, ha spazio, prova. Ha sfiorato un gran gol qui, pallone che non è passato troppo distante dalla traversa. Conclusione a cui è mancato solo un pizzico di fortuna per insaccarsi, sarebbe stato un gol da favola. La gara è molto incerta, siamo nei minuti finali, siamo in parità, tutto può accadere. Grande tempismo in questo anticipo. Samu Castillejo. Pallone profondo, pericoloso. Pallone in gioco, attenzione. Ci saranno 2 minuti di recupero. Davvero strepitoso il portiere nell'occasione di prima. Risultato che resta in bilico. Si riversa in avanti a caccia del gol partita. Manca poco al termine. Prova a far partire il tiro. Non riesce a bloccare, attenzione. Termina qui il match sul risultato.